Stavolta nessuna sorpresa regge l'accordo centrodestra 5 Stelle. Maria Elisabetta, Alberti Casellati e Roberto Fico sono stati eletti presidenti del Senato della Camera. Dopo giorni di contatti e rotture, la 18ª legislatura può iniziare il suo cammino. Alla Camera, con 422 voti, Roberto Fico, esponente di spicco dei 5 Stelle, ne diventa presidente. Un Parlamento centrale per me è un Parlamento in cui i cittadini possono fidarsi. Al Senato invece viene eletta alla terza votazione con 240 voti Elisabetta Casellati di Forza Italia. È la prima donna a ricoprire la seconda carica dello Stato. Sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi. Commenti positivi da tutte le forze politiche che hanno sostenuto l'intesa sulle presidenze delle Camere. Sì, molto contento. Le posso chiedere però se siete... Sono assolutamente felice, emozionato, orgoglioso. Molto positiva per il mantenimento dell'alleanza, che è importante non solo per i nostri elettori, credo, ma per tutta l'Italia. Ma ora che succede? L'accordo sulle Camere tra centrodestra e il Movimento 5 Stelle apre ad un'intesa per la formazione del governo? E come abbiamo visto per i Presidenti delle Camere, sono sempre fasi di gestazione e travaglio, come un parto. Che abbiamo distinto tutta l'attività di governo dalle elezioni delle Presidenze delle Camere. Il progetto politico del centrodestra rimane vitale, e non però prevede un accordo con 5 Stelle. Ora i parlamentari dovranno comunicare a quale gruppo aderire, poi si procede con l'elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato, quindi con molte probabilità, dopo Pasqua, all'inizio delle consultazioni al Quirinale, dove il Premier Gentiloni ha rassegnato le dimissioni accettate da Mattarella, che gli ha chiesto di restare per il disbrigo degli affari correnti.